ragazzi, oggi vi consiglio la lettura degli squali, romanzo di Giacomo Mazzariol pubblicato da Einaudi nel 2018. Ve lo consiglio perché secondo me è un libro che va letto proprio negli anni del liceo, non solo perché il protagonista Max e i suoi amici frequentano l'ultimo anno delle superiori, ma soprattutto perché la vicenda mette molto bene in luce e col giusto peso le difficoltà, le ansie, ma anche i desideri, le aspettative, le sfide di questo periodo della vita che state vivendo, che prepara grandi scelte per le quali nessuno dispone di una bussola, ma solo della propria esperienza, dei propri gusti e del proprio intuito. Gli squali comincia proprio da qui, da quando Max inventa e carica su piattaforma un'app per aiutare gli studenti come lui a decidere a quale facoltà iscriversi dopo il liceo, grazie a un algoritmo che incrocia gusti, carattere e obiettivi personali. E ora Max, a poche settimane dagli esami di maturità, riceve la telefonata di un imprenditore, è il direttore di un incubatore di start-up. Ha visto la sua app su internet e vuole finanziarla, vuole trasformarla in qualcosa di molto più grande. Ed ecco che Max, che è nato e cresciuto in un tranquillo e monotono paesino di provincia dove non succede mai nulla, viene risucchiato nel dinamico iperconnesso mondo dell'industria di start-up a Roma. Un'esperienza che gli stravolgerà la vita e che lo porterà a mettere in discussione se stesso, le amicizie di sempre, l'amore, il rapporto con i genitori, e che lo metterà davanti ad una scelta radicale, la questione più urgente, la scelta fra il lavoro e l'università. Sarà un vortice dunque l'estate fra la maturità e il resto della vita, in cui l'unica certezza è la consapevolezza di doversi dare una mossa, di non potersi fermare. Muoviti, continuai, anche restando qui, devi muoverti, se stai fermo muori. Come gli squali, esclamò Anna di colpo. Certe specie devono nuotare senza sosta per non soffocare o per non cadere sul fondo del mare. Squali, ecco cos'eravamo. Ecco cosa dovevamo essere. Animali capaci di scivolare in un mondo che aveva perso solidità, che era diventato instabile. Nulla mi suonava negativo in quella parola usata per descriverci. Squali. Non eravamo crudeli, solo affamati. Non eravamo impazienti, solo non potevamo restare immobili. Buona lettura.